Ciao a tutti, io sono Francesca. Oggi video spesa Lidl, questo qua è lo scontrino. Allora, vi faccio vedere quasi tutto tranne le due casse d'acqua che abbiamo preso e la cassettiera. Per il resto vi faccio vedere tutto. Allora, bigoli al torchio, pagati non so quanto. Comunque vi ho speso 104 euro, non so se si è visto. Allora, erano in sconto, eh. Vabbè, se dopo lo trovo ve lo faccio vedere. Comunque non costavano tanto. Vabbè, vado avanti. Allora, poi il mio compagno si è preso questo qua, Thai Selection, che non so quanto sia costato nemmeno questo. Dim sum? No, non è questo, vabbè. Comunque, la settimana asiatica e quindi snack di piselli, questi qui, per la bambina, 89 centesimi. Family brownie sono rimasti ancora dalla settimana americana, quindi li ho presi perché sono veramente, veramente buoni. E questi qui costano sui 2 euro. Se non vado a sbagliare. Comunque, la maggior parte delle cose che abbiamo preso sono in offerta, perché io, avendo l'applicazione, riesco a vedere quali sono le cose in offerta e quali no. Comunque, Balu ha appena buttato giù il telecomando. Brownie cioccolato 1,99 euro. Questi qui. E abbiamo preso anche gli altri, quelli normali, comunque adesso vi faccio vedere. Enervit, questa barretta qua, 1,29 euro. E non so se questi qua siano snack ai gamberi, però comunque ho trovato snack ai gamberi 1,19 euro, ma non credo che siano quelli. Questi qua, tofu vegetale, tipo tagliata, 1,99 euro. Questo me lo ricordo. Poi, biscotti della fortuna, due pezzi, 1,49 euro. Ne ho presi due perché uno lo voglio portare a mia mamma. Poi, altri snack della Melli, 189 centesimi, che erano in sconto. Tagliolini. Sulla pasta, questa qui è fresca, c'era il 3x2. Quindi tagliolini bigoli, ok. 89 centesimi. Sia i tagliolini che i bigoli, vedete, li ho trovati. Poi, sulle capsule compatibili con la Nespresso, c'era il 3x, il 4, vabbè, il 3x4, 3 più 1 in poche parole. Quindi ne abbiamo prese 4. Abbiamo preso queste qua. Pagate in totale mi sembra 10 euro. Esatto, 10,25 euro. Sì. Adesso vi faccio vedere le altre due quando saltano fuori. Funghi alla pizzaiola. Questi qui li ho potuti prendere io. 1,49 euro. Non erano in offerta. Anche questi qua, i cannellini. Non erano in offerta, se non sbaglio 85 centesimi. No, 99, scusatemi. Cipolline, non lo so, il prezzo non me lo ricordo. Vabbè, comunque. Ah, cipolline burattane 99 centesimi. Poi, sempre della settimana americana, che non l'ho preso l'altra volta. Ho voluto prendere questa qui, salsa BBQ, pagata 1,49 euro. Olive nere, di queste qui ne ho presi un po', e 3 pezzi, 1,19 euro al pezzo. Comunque, dopo ve le faccio vedere anche le altre quando saltano fuori. Poi abbiamo preso il pesto alla genovese, che vi dico, il prezzo di questa roba qua, cioè di questo pesto qui, non me lo ricordo. Pesto genovese 1,19 euro. Sì.
Altra barretta Enervit pagata 1,49 euro, 1,29 euro, non lo so. Poi abbiamo preso le uova perché le avevamo finite. Anche questo qua non me lo ricordo quanto l'abbiamo pagato, ma perché noi abbiamo preso quello che ci serviva e basta. Non è che sto più di tanto. Io guardo prima dall'app, poi dopo se vedo magari girando sconto così e mi interessa la cosa la prendo, se no niente. Poi c'è Balù che tra un po' mi tira giù tutta la sportina. Ah, allora, ecco l'altro snack della Melin, sempre 89 centesimi. E poi qua ci sono gli altri due barattoli, un altro barattolo di olive nere, come quelli di prima. E poi ho preso il pesto ricotta e noci per la bimba, perché a lei piacciono. È costato 1,29 euro. Adesso metto a posto tutto e continuo dopo il video spesa. Continuo il video spesa. Biscotti della fortuna. Guanciale che non so quanto sia costato. Vi dico la verità, magari se adesso lo vedo poi ve lo dico. Questi qui 1,99 euro. 85 centesimi di ceci. Ok. Poi nettare pera, sole vita, 1,09 euro. Vi chiedo scusa, ma c'è la bambina che ha visto il piatto di pasta e quindi vuole mangiare. Poi salsa kimchi, 1,29 euro, questo qua. Poi Sir Fry Vegetables, questi qui. Non so il costo, ma questi qui però me li mangio io. Quindi, boh, vabbè, me li tengo fuori perché mix di verdure assortite sarà 2,49 euro. Pane, questo qui è buonissimo, vi dico la verità. Pane a fette, 1,69 euro. L'altro tipo di brownie che fa la Lidl, sempre lo stesso prezzo di quello di prima. Poi il mio compagno ha preso della marmellata. Sta qui alle fragole, non so se era quella scontata oppure, oppure no. Era quella scontata, pagata quindi 1,19 euro. Poi ha preso anche questa qui alla pesca. Confettura alla pesca, 1,55 euro. Abbiamo preso lo zucchero, 1,29 euro, un chilo di zucchero. Poi questi qui sono rosticini di pollo, 3,79 euro, se non mi sbaglio in fretta. Bigoli di nuovo, sempre lo stesso prezzo degli altri. Poi abbiamo preso, ah beh, qua ci sono le altre capsule che non trovavo prima. E le olive. Adesso metto a posto questa roba qui perché non è ancora finita la spesa. Poi a 1,99 euro ho preso le fette biscotti dal Mulino Bianco. Poi c'era il 3x2 sulla pasta Barilla da 1 kg. Quindi abbiamo preso gli spaghetti, tutto da 1 kg. Poi ho voluto prendere per il bagno questo dispenser per il sapone che il mio suocero ce l'ha e va benissimo. Totale della spesa 104 euro qualcosa. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.